La pioggia di intermittenza, ma puntuale ogni giorno, che viene annunciata dai meteorologi per l'intera settimana, rallenta le operazioni di montaggio delle luci d'artista e intanto accendono anche dubbi sulla data fissata per l'inaugurazione di sabato 11 novembre. Ma il maltempo non rallenta invece il piano organizzativo della sicurezza del territorio in previsione dei flussi di persone che si avranno per i prossimi 3 mesi. Già in atto un dispositivo per rafforzare i controlli in città a Salerno, come annunciato questa mattina dal comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Antonino Neosi, in occasione della presentazione anche a Salerno del calendario dell'arma. Da lunedì scorso i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono coadiuvati da 10 militari delle compagnie di intervento operativo del 10° Reggimento Campania di Napoli e del 14° Battaglione Calabria di Vibo Valentia. I rinforzi disposti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania rimarranno nel capoluogo salernitano per tutto il periodo di svolgimento della 12ª edizione di Luci d'Artista per rafforzare i servizi di controllo del territorio. Le compagnie di intervento operativo dell'Arma dei Carabinieri, meglio note con l'acronimo CIO, sono compagnie formate in alcuni reggimenti carabinieri per disporre di adeguati contingenti di rinforzo per consentire ai comandi territoriali dell'Arma di attuare servizi straordinari di controllo del territorio e risolvere criticità emergenti della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del paese. I carabinieri della CIO affiancheranno i colleghi della Compagnia di Salerno nello svolgimento dei servizi straordinari di controllo del territorio, con pattuglie finalizzate alla prevenzione dei reati predatori e agli episodi di microcriminalità, in un'ottica di prossimità ai cittadini salernitani e alle migliaia di turisti che visiteranno la città durante tutto il periodo interessato dalle luci d'artista. I servizi sono già in atto dall'inizio della settimana, con pattugliamenti e posti di controllo in varie zone della città. Oltre al potenziamento dei servizi di controllo del territorio, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto anche il rafforzamento dei servizi antiterrorismo, con l'invio a Salerno di 4 militari della squadra operativa di supporto, i SOS del 10° Reggimento Campania di Napoli, che affiancheranno i carabinieri dell'aliquota di primo intervento del Comando Provinciale di Salerno. Si tratta di unità appositamente costituite da oltre un anno. Le AAP inserite nei nuclei radiomobili e le SOS all'interno dei reggimenti carabinieri con specifica preparazione, dotate di mezzi blindati ed equipaggiamenti speciali, preposte a fronteggiare con immediatezza eventuali azioni terroristiche prima dell'eventuale intervento risolutivo da parte del gruppo di intervento speciale. Anche noi su Salerno siamo pronti a fronteggiare qualsiasi evenienza. Come Arma dei Carabinieri abbiamo un importante dispositivo sul territorio e noi cerchiamo appunto di dare con il nostro contributo di assicurare quella tranquillità necessaria alla cittadinanza. Ecco, il calendario è un po' lo strumento, insomma, per rafforzare l'immagine della sicurezza, l'immagine dei carabinieri sul territorio. Più volte negli ultimi tempi è stata chiesta un impiego interforze dell'arma per garantire la sicurezza. Si attendono magari anche maggiori uomini, più pattuglie in strada, soprattutto per i mesi che verranno? Noi sicuramente, per quanto riguarda i prossimi 3 mesi, proprio perché siamo consapevoli dell'importante impegno che è Luci d'Artista per questa città, abbiamo messo già in atto un dispositivo molto più capillare e molto più presente sul territorio, con diverse compagini che stanno già operando dagli inizi di questo mese.